Buongiorno ragazzi, eccomi tornata in un nuovo video. Come vedete oggi postazione diversa dal solito, sono qui nel mio studio e alle mie spalle c'è questa rella con alcuni vestiti perché in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane ho fatto un po' di acquisti da Zara e sul sito di ASOS. Mi sono arrivati, il pacco di ASOS mi è arrivato la settimana scorsa, giusto qualche ora prima di partire per Riccione, mentre invece gli acquisti di Zara li ho fatti proprio a Riccione, in Viale Ceccarini, perché se mi seguite su Instagram sicuramente saprete che il primo giorno, ovvero venerdì, ha piovuto. Quindi la mattina io e Ste siamo andate a fare due passi in Viale Ceccarini, sono stata tentata, sono andata da Zara e ho preso due o tre cosine, anche perché era da un sacco di tempo che non facevo shopping per quanto riguarda l'abbigliamento, quindi ho preso un po' di cosine, non tantissime come vedete, e ho pensato di registrare un video dove indosso i vestiti, così da poter capire meglio come sono, come vestono, e voglio chiedervi anche qualche consiglio in quanto per quanto riguarda i vestiti che ho ordinato sul sito di ASOS non sono del tutto convinta, più che altro su alcuni modelli, quindi li indosso e fatemi sapere poi magari qui sotto anche voi nei commenti cosa ne pensate, se devo renderli oppure no. Ma detto questo, iniziamo con il primo capo. Inizio dal primo capo, che è questa canotta in raso avorio che ho preso sul sito di ASOS. Ovviamente qui sotto in info box vi metto tutti i link diretti ai vari capi che ho acquistato. Di questo top ho preso la taglia 40, però mi sembra un tantino larga, specialmente qui, guardate, qui sui lati, mi sembra un po' morbido, forse sarebbe andata meglio una taglia un pochettino più piccola, una taglia 38. Fatemi sapere secondo voi se come taglia questa può andare bene o se è meglio prendere una taglia più piccola. Questi top io li utilizzo tantissimo in estate, ne ho diversi, di vari colori, questo mi mancava. E poi mi piace il fatto che sia in raso, proprio così, bello, fresco, poi essendo chiaro ovviamente fa risaltare l'abbronzatura. L'ho abbinato con questi jeans che ho preso l'anno scorso, questo modello vecchio l'avevo preso da Bershka, e in realtà l'avevo pensata questa canotta proprio da abbinare con dei jeans a vita alta, la canotta infilata dentro, perché se tolgo la canotta, cioè la lascio fuori dai pantaloni, non mi piace in quanto è comunque larga, quindi mi piaceva di più infilata all'interno di shorts oppure all'interno di una gonnellina. Però mi sembra un tantino morbida. Faccio vedere anche dietro com'è. Ha le spalline qui che si possono regolare, quindi potete alzare oppure abbassare lo spallino. C'è ancora l'etichetta, non l'ho tolta perché sono ancora indecisa se rendere questa canottiera oppure se tenerla. Mi sembra un tantino morbida e quindi non sono del tutto convinta. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se devo renderla oppure cambiare taglia oppure tenere questa. Il secondo capo che ho preso è questa simile sottoveste tutta nera, anche questa l'ho presa sul sito di ASOS, anche in questo caso ho preso una taglia 40 e questo, se non erro, ho pagato circa sui 20-21 euro come il top di prima, però anche questo non mi convince. L'ho preso da abbinare a una t-shirt bianca, così come viene proposto sul sito di ASOS, anche questa tra l'altro l'ho appena presa, ma ve la faccio vedere meglio dopo. Quello che non mi convince di questo vestito cos'è? Anche in questo caso qui sui lati mi sembra un tantino largo e poi mi pare anche un pochettino lungo, l'avrei preferito qualche centimetro più corto. In realtà per quello posso anche farlo fare io, mia zia è bravissima, quindi per farlo accorciare potrei farlo fare tranquillamente a lei, però sono in dubbio sui laterali. A questo punto, se devo farle sistemare anche questa parte qui, mi conviene cambiare taglia e probabilmente risulterebbe essere anche un pochettino più corto. Comunque molto fresco anche questo, mi piace abbinato con la magliettina bianca sotto, con delle sneakers, con dei sandaletti bassi, dietro è praticamente uguale, molto molto semplice. È un po' stropicciato perché non l'ho ancora stirato, in quanto non so, anche in questo caso non sono sicura se tenerlo oppure no.
Controllando la clip, in realtà così non rende molto perché sembra che sia lunghissimo, quindi devo indietreggiare un pochettino per avere un effetto un po' più per avere un effetto complessivo di come sta indossato, perché altrimenti non rendeva, se stavo più vicina. Però non lo so, non mi convince, mi sa che questo lo rendo, non cambio neanche la taglia perché alla fine non mi piace poi così tanto. Ho preso poi questa tutina bianca in pizzo con le maniche a volante e mi piace davvero tanto. Questo l'ho preso da portare in vacanza perché non domani ma giovedì mattina partiamo di nuovo e non vedo l'ora, e questo secondo me è perfetto per andare in spiaggia, insomma, per le vacanze, per l'estate, per il mare, per la piscina. Lo trovo davvero molto molto fresco, mi piace. Poi io adoro il bianco in estate proprio perché fa risaltare ancora di più l'abbronzatura. Ho preso anche in questo caso una taglia 40, ma devo dire che secondo me ci può andare. Resta morbido ma non troppo, mi piacciono le maniche, il dettaglio sulle maniche lo trovo davvero molto carino. Dietro è fatto così, c'è il nastrino per fare il fiocchettino sulla schiena. E lo trovo davvero super super carino. Questo sicuramente lo tengo e lo metto in valigia. Devo andare a lavarlo perché ancora non l'ho lavato. Dopo ho finito il video vado a fare le lavatrici. Questo sicuramente lo porto perché mi piace davvero tanto. Arriviamo poi ai costumi. In realtà ne ho presi due. Uno è questo intero che mi avete già visto anche su Instagram, perché l'ho portato a Riccione, ho fatto un paio di foto con questo costume, quindi su Instagram l'avete in realtà già visto indossato e in tante mi avete chiesto dove l'ho preso. Questo l'ho preso su Asos, tra l'altro l'ho trovato scontatissimo, scontato del 54% se non ricordo male, e super affare, mi piace davvero tanto. Mi piacciono i costumi interi, specialmente quando sono un po' particolari come questo. Questo è un color carne con questo dettaglio centrale tartarugato, dietro è fatto così, ci sono le spalline che si possono regolare. È abbastanza sgambato come vedete, però nel complesso mi piace davvero davvero tanto. Amo i costumi interi anche se l'abbronzatura non esce poi così perfetta, però ogni tanto mi piace indossarli. L'ultima cosa che ho preso per quanto riguarda l'abbigliamento su Asos sono questi pantaloncini in jeans a vita alta, questi shorts con un po' di strappi come vedete. Dovete sapere che shorts bianchi non ne avevo estivi, non ne avevo neanche uno, ed amante del bianco come sono, mi sono detta come mai non hai ancora acquistato dei pantaloni, degli shorts in jeans bianchi, e quindi ho rimediato subito e ho preso questi, che però mi sembrano un tantino grandi. Questi sono dei jeans che vanno portati a vita alta, però se ci badate qui dietro restano, cioè guardate, sono proprio larghi, dovrebbero essere così, e quindi mi sa che li rendo e prendo la taglia più piccola, anche perché comunque nel complesso devo dire che mi piacciono come stanno indossati, mi piacciono queste frange che ci sono, però sono grandi. Per andarmi bene dovrei tenerli leggermente più abbassati, però poi c'è il cavallo un po' basso e non mi piace molto, quindi mi sa che cambio la taglia, però penso di tenerli perché comunque mi piacciono come vestono. Mentre invece questo top che ho messo sopra l'ho preso da Zara, questo l'ho pagato tipo 6-7 euro, è elastico, è morbidissimo, lo sto indossando senza reggiseno perché dovete sapere che io in estate cerco di metterlo il meno possibile. È davvero molto molto comodo perché è bello elasticizzato, non stringe, non sopporto quei crop top ultra ultra stretti che stringono tutto. Questo è davvero morbidissimo, indossato non si sente neanche, e questo mi piace indossarlo con degli shorts vita alta come ad esempio questo, con delle gonnelline oppure con dei pantaloncini morbidi. In estate li utilizzo davvero tanto. Un altro top che ho preso da Zara è questo. Questo, udite udite, l'ho preso in saldo, ho preso pochissime cose in saldo se non questo e il costume, tutto il resto l'ho preso a prezzo pieno.
Questo al costo di 30 euro l'ho pagato, se non ricordo male, 19,90. Ho preso una taglia S e mi piace tantissimo, è un top più particolare perché ha tutte queste perline, queste paillette che lo vanno ad impreziosire, quindi è sicuramente un top più serale, mentre invece quello che vi ho fatto vedere prima è più da tutti i giorni, ecco. Mi piace davvero tanto, qua c'è la zip per poterlo mettere e togliere senza metterci un'infinità di tempo, perché in camerino quando l'ho messo non ho neanche aperto la zip e stavo facendo una fatica perché ero tutta tipo mezza ingarbugliata, poi ho visto la zip e quindi meglio così, meglio tardi che mai. Mi piace tantissimo, adesso lo vedete abbinato con questi jeans perché ho portato qui questi, e anche i prossimi due capi li vedrete abbinati a questi pantaloni per fare prima. Comunque questo crop top mi piace tantissimo, ve lo faccio vedere anche dietro. Dietro è semplice, è tutto nero. Super approvato. Ho preso un'altra maglietta maniche corte, questa è un po' diversa da una classica t-shirt perché a parte che è super super aderente, è abbastanza corta, quindi è tra una maglietta e un crop top, e poi qui sui lati come vedete ci sono questi nastrini che vanno a tirare il laterale della maglia e poi si crea il fiocchettino. Anche questa maglietta mi piace abbinarla, come in questo caso, con dei jeans a vita alta o delle gonne. Mi piace perché è bella aderente, segna bene il punto vita e l'ho pagata pochissimo, tipo 6-7 euro. Prima che mi dimentico, vi faccio vedere anche gli accessori che ho preso su ASOS. Ho preso questo elastico per capelli nero con queste perline. Mi piace tanto, questo lo utilizzo sia quando faccio il codino dietro la testa per togliere i capelli davanti agli occhi, sia quando faccio la coda, l'ho utilizzato sempre in spiaggia e lo trovo molto molto carino, più particolare rispetto a un classico elastico. Questo non costava poco, perché l'ho pagato 8 euro, però lo trovo molto elegante. E poi ho preso delle infradito, queste qui, avevo delle classiche Havaianas nere, però volevo qualcosa di più chiaro, quindi alla fine ho preso queste, le ho prese sempre sul sito di ASOS, sono sempre Havaianas con la parte, la pianta diciamo del piede sul color sabbia, e poi ci sono tutti i glitter sulla parte dell'infradito e anche sul lato qui della ciabatta. Mi piacciono davvero tanto e le trovo molto più particolari rispetto alle classiche Havaiana spinta unita. E l'ultima cosa che ho preso da Zara è questo maglioncino, mi sono follemente innamorata di questo colore del carta da zucchero, poi mi piace il fatto che sia anche leggermente argentato, ci sia questo gioco di colore metallizzato molto carino, è ovviamente un maglioncino estivo, comunque primaverile, perché come vedete è corto, è un crop top, e questo mi piace abbinarlo con dei jeans o jeans lunghi skinny a vita alta oppure degli shorts a vita alta, sempre come questo modello che bene o male riesco ad abbinare un po' con tutto. Questo è nuova collezione, quindi non in saldo, e l'ho pagato sui 30 euro, ho preso la taglia S, è molto molto comodo e perfetto per le sere un pochettino più fredde, perché a Riccione la sera non faceva caldissimo e io avevo portato tutte cose, tutti i vestiti smanicati senza spalle coperte, e infatti alla fine un paio di sere ho dovuto mettere la maglietta a maniche corte perché avevo un pochettino di freddo, e quindi sono stata diciamo così tentata all'acquisto di questo maglioncino che penso proprio porterò anche nel prossimo weekend, si sa mai, la sera faccia freddino anche là, almeno qualcosa per coprirmi le spalle. Detto questo, spero che questo video haul, che non registravo da un sacco di tempo, vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia. Fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è il capo che preferite tra tutti quelli che vi ho mostrato, che ho acquistato. Se il video vi è piaciuto, spolliciate ed iscrivetevi al canale. Un bacione e al prossimo video. Ciao!